Ciao amici, come state? Sono Laura Cepeda, benvenuti al mio canale in italiano, Laura Cepeda Italia. Oggi voglio raccontarvi questa bellissima frase che so ti aiuterà molto. La felicità non è l'assenza di problemi, è la capacità di affrontarli. Che bella frase! Ricorda che la nostra unica missione in questa vita è essere felici. Indipendentemente dal numero di problemi che abbiamo, dobbiamo essere sempre positivi e sorridere sempre. E oggi ti vado a insegnare a fare questa bellissima giacca Granny Square all'uncinetto che è molto molto facile e anche molto molto veloce. Iniziamo. Ricorda che noi abbiamo un negozio online www.lauracepeda.is nella Spagna. Tutta l'informazione è qui sotto e possiamo inviarti tutto il tuo materiale a casa tua in Italia tramite pacco. Per fare questa giacca granny square all'uncinetto bisogniamo di 400 g di cotone come queste di vari colori e anche un uncinetto dal numero 4 mm. Per fare questa giacca dobbiamo fare due parti. Iniziamo a fare la prima parte, per quello facciamo un nodo e dopo 5 catenelle. Chiudiamo in un cerchio con un punto scorrevole così. Saliamo con 3 catenelle. E poi qui dentro facciamo un punto alto, così. Facciamo un altro punto alto. E dopo 2 catenelle. E di nuovo 3 punti alti. Così andiamo a fare 6 come queste. 2 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, ad avere 6 quadrati. Vedi qui, io ho 6 quadrati, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso facciamo 2 catenelle e chiudiamo con un punto scorrevole. Facciamo 3 punti scorrevoli per arrivare qui nel centro. E poi saliamo con 3 catenelle. Poi facciamo 2 punti alti di più, in totale dobbiamo avere 3 pilari, poi 2 catenelle e di nuovo qui dentro 3 punti alti. E così dobbiamo fare lo stesso in ogni spazio, in ogni punto. 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Vedi, facciamo 2 catenelle e andiamo all'altro spazio così con un punto alto. Vedi come lo faccio. E alla fine dobbiamo avere 6 ventagli come questi. Vedi qui, io ho fatto gli 6 ventagli, facciamo 2 catenelle e chiudiamo qui con punto scorrevole. E facciamo di nuovo lo stesso, 3 punti scorrevoli per arrivare al centro, saliamo con 3 catenelle. E adesso andiamo a fare ventaglio su ventaglio. Per quello facciamo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti qui dentro, nello stesso punto.
due catenelle e poi nel seguente spazio non devi fare un ventaglio, cioè solo dobbiamo fare 3 punti alti, così. 2 catenelle e di nuovo nel seguente spazio solo facciamo 3 punti alti. Solo dobbiamo fare i ventagli negli angoli dove sono i ventagli. Ventaglio su ventaglio. Dove non ci sono ventaglio, non devi fare ventaglio. Solo 3 punti alti. Così, vedi come lo faccio. Vedi qui come ho fatto. Così devo fare tutto il giro. E così dobbiamo fare tutto il tempo. Giro, 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 tra giro, tra giro, ad avere 12 giri. Questo è per taglia piccola. Vedi come si vedono i 12 giri. E adesso non solo devo lavorare qui in questa parte e qui in questa parte. Per questo devo mettere qui un marcapunti per non confondermi. E anche qui dove ha iniziato il giro devo mettere anche un marcapunti così. E anche devo mettere un altro marcapunti qui nell'altro angolo così. E anche qui puoi mettere più marcapunti. Questo è per non sbagliare, perché questa parte sarà la parte del nostro braccio, della manica. E adesso solo devo lavorare questa parte senza unire questi due parti. E poi devo ritornare qui ad avere 5 giri per avere la misura che io voglio. Ma se tu vuoi fare questa giacca più grande, tu devi fare più giri. E così dobbiamo fare 2 quadrati uguali. Vedi qui dove è il filo. Dove ho finito il giro precedente, devo fare punto scorrevole ad arrivare a questa parte dove è il marcapunti, e adesso andiamo a lavorare questa parte senza unire questi due parti, così. Con punto scorrevole arrivo nel centro del ventaglio e saliamo con 3 catenelle. 2 punti alti di più in questo punto e poi 2 catenelle. E adesso solo dobbiamo fare ventagli dove sono gli angoli. Per quello tutto l'altro lo dobbiamo fare così, solo 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle. Vedi come lo faccio. E così dobbiamo fare 5 giri per fare la nostra manica. Vedi, ho fatto 5 giri. Dopo dove è il marcapunti sono 5 giri, solo in questa parte e nella parte di sotto, perché qui ricorda che qui dove sono le marcapunti, qui non dobbiamo fare nulla. E adesso dobbiamo fare lo stesso nell'altra parte, nell'altro quadrato. E vedi come si vede, questo sarà la nostra manica, questo sarà il nostro collo,
Questo sarà il fronte e questo sarà il dietro e qui dietro è dove dobbiamo unirci. Vedi qui io ho fatto le due parti, l'ho messo qui sul manichino. Qui per esempio sono i 12 giri che abbiamo fatto e dopo del marcapunti sono le 5 giri che abbiamo fatto di più e vedi come si vede la nostra giacca, il fronto, il dietro e le due maniche. E vedi qui la manica, qui è dove abbiamo messo il marcapunti. Questa misura io penso che va bene, ma se tu vuoi più grande tu puoi fare più grande questa giacca facendo più giri. E ora vedremo, e ora guarderemo indietro per vedere come si vede. Vedi qui io ho il filo del gomito, del gomitoli, e adesso andiamo a fare un ultimo giro di questo stesso punto per unire queste due parti. E poi alla fine con punto basso dobbiamo unire le maniche. Adesso ti vado a dire come. E vedi qui adesso andiamo a unire le due parti. Qui è dove ho il filo, cioè faccio 3 punti alti, 2 catenelle. Facciamo 3 punti alti, 1 catenella e adesso uniamo così. E facciamo qui l'altra catenella e adesso facciamo nel seguente spazio 3 punti alti. Cioè facciamo 3 punti alti, una catenella e l'altra catenella nella seguente parte, nello spazio della seguente parte. Così. E poi di nuovo nel seguente spazio 3 punti alti e così andiamo a unire queste due parti. Vedi come lo faccio. I 3 punti alti sono solo su questo lato, l'altro lato solo dobbiamo unire con una catenella. Vedi come lo faccio. Così dobbiamo unire queste due parti ad arrivare qui. E vedi qui come abbiamo unito, l'unione non si vede, è perfetto, ma è qui l'unione. Adesso tagliamo con le forbici, facciamo un nodo, ricorda che alla fine dobbiamo nascondere tutti questi filati e poi dobbiamo unire le maniche sulla schiena con punto basso così. Leghiamo il filo qui dove è il marcapunti. E adesso andiamo a fare punto basso, ma dobbiamo unire questa parte con questa parte. Punto con punto, punto con punto, con punto basso. Vedi come lo faccio. Così dobbiamo fare tutta questa parte ad arrivare all'ultimo marcapunti. E così dobbiamo fare dall'altro lato, dall'altra manica per unire l'altra manica. Alla fine dobbiamo fare un giro finale tutto l'intorno della nostra giacca. E per fare il giro finale dobbiamo legare qui il filo con due nodi e adesso facciamo 3 catenelle. E poi nel seguente spazio facciamo una lettera V che è
un punto alto, due catenelle, un punto alto nello stesso punto, così. Tre catenelle e prendiamo con punto basso nel seguente spazio, così. Di nuovo, 3 catenelle, poi la lettera V nel seguente spazio, che è un punto alto, 2 catenelle, un punto alto nello stesso punto. 3 catenelle e prendiamo con punto basso nel seguente spazio, così. E così dobbiamo fare tutto l'intorno della giacca. Alla fine di questo giro facciamo un punto basso, una lacciatura e facciamo un punto alto qui dentro della lettera V. 3 punti alti di più, in totale sono 4 punti alti in questo spazio. Una lacrima, che sono 2 catenelle e torniamo qui con punto basso. E di nuovo 4 punti alti nello stesso punto, così. E prendiamo con punto basso qui dove è l'altro punto basso e di nuovo una lacciatura e 4 punti alti, una lacrima e altri 4 punti alti nello stesso spazio, così per fare ventagli piccoli. Vedi che bellissimo si vedono. Così dobbiamo fare tutto l'intorno della nostra giacca e anche tutto l'intorno delle maniche. E così, amici, abbiamo finito questa bellissima giacca granny square all'uncinetto. È stato molto molto facile, molto veloce. Ricorda che abbiamo unito due parti. Ricorda alla fine che dobbiamo nascondere tutti questi filati e anche dobbiamo stirare leggermente con un panno umido al vapore. Grazie tanti per vedermi, ci sentiamo la prossima settimana. Ricorda che la felicità non è l'assenza di problemi, è la capacità di affrontarli. Grazie tanti, iscriviti per favore, è molto importante per me. Clic sulla campana, inviami tutti i tuoi commenti e ricorda, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Un bacione, ciao!